informatica. E portare avanti l'ideale di condivisione dei saperi che è proprio, diciamo, in un momento di software libero dell'open source. L'aspetto universitario, l'aspetto accademico, l'università, come voi sapete, porta avanti numerosissimi, quasi infiniti progetti di sviluppo tramite software libero, tramite l'open source. In effetti l'idea stessa di software libero e di open source nasce dal mondo accademico, perché scaturisce dall'ideale di condivisione dei saperi che proprio nel mondo scientifico. E le aziende che creano, utilizzando di nuovo software libero e open source, creano valore, creano business e una dimostrazione è anche l'iniziativa che abbiamo portato avanti quest'anno, ovvero di offrire due corsi di studio a due studenti meritevoli degli individui, tramite le quali potranno effettuare le esperienze in aziende attive sul software libero, esperienza sul software libero. Quindi questa è una dimostrazione che anche con software libero si può creare opportunità di lavoro. Opportunità, altri tipi di opportunità che porta il software libero, per esempio, tramite il software libero è possibile finalmente raggiungere un certo tipo di democrazy, un discorso che si porta avanti molto spesso in questo periodo, cioè diciamo il raggiungimento della democrazia attraverso mezzi digitali, oppure il cancellamento del digital divide, ma anche il software libero, perché il software libero essendo diciamo, molto più economico, non diciamo gratuito, permette di abbattere le spese di realizzazione di infrastrutture informatiche, di digitalizzazione di pubblico, oppure per esempio gli spam che enti pubblici possono, gli spam che un ente pubblico può raggiungere adottando software libero all'interno della sua amministrazione, la dimostrazione del Comune di Napoli che negli anni passati ha migrato centinaia di macchine a Linux risparmiando i costi delle licenze, Windows risparmiando i costi non solo di Windows, come sapete, di virus, di Office, di tutto, diciamo, l'ecosistema Windows si deve portare presso l'ecosistema che si deve pagare. Ringrazio di nuovo tutti quanti voi, tutto il pubblico che ha dimostrato il suo interesse nel nostro evento. Passo la parola a dottor Sansone. Questo perché, sapete che per esempio, non so se qualcuno
Proprio io mi auguro che tutti i 145 avranno una carriera brillante, ne sono sicuro, però probabilmente qualcuno di questi forse non ce la farà. Va bene, ci ha tentato, ma ci ha tentato a titolo gratuito, perché molti che ci tentano e poi non ci riescono hanno comunque affrontato degli oneri finanziari, e noi questo lo abbiamo venuto. Io voglio, non voglio più rubare altro tempo, voglio solamente comunicare un'ultima cosa. Siamo insieme alla vostra veste, che è stata, come dire, la rivista insieme agli altri dirigenti scolastici della provincia di Napoli, a chiedere l'opportunità di che il corso della fermentazione del quinto anno possa esserci un periodo provvedente, affinché si possa abbattere un periodo per quanto riguarda il tirocinio. Potrebbe essere che il quinto anno sia propedeutico, che sia valido per un anno, per il tirocinio della nostra istituzione. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Passo la parola al direttore del Consorzio Pro Nostro Ricerche, che è sempre sintonizzato nella nostra ottica di accompagnamento dei giovani al mondo del lavoro. Ringrazio innanzitutto la preside per questa opportunità che mi ha dato questa mattina, anche se non previsto, quindi chiedo venia, però mi piace trattare comunque una struttura che ho in qualche modo legata più all'Accademia e al mondo operativo delle imprese, quello degli enti pubblici e della ricerca. In effetti io mi occupo di un consorzio di imprese, di strutture di ricerca, esattamente di università e di camera di commercio comune. In quanto tale, diciamo, mi sono divertito con l'ingegnere, quindi anche io provengo da una scuola, tra l'altro, di un istituto tecnico, un vecchio istituto tecnico, ma poi tanto, quindi allora ne ho poco, non molti, c'era molto facile. Per certezza, per esempio, da quello lì, essendo piuttosto anziano. Quindi, da quella scuola, finalmente si tocca con mano qualcosa che si possa fare, cioè a premiare i tempi. Ragazzi, qua abbiamo molti giovani, dovete a premiare i tempi, buttarli nel mondo del lavoro il più presto possibile. E questo discorso di a premiare, di ridurre il quinto anno, fatto di andare produttivo, anche a fine del tirocinio, mi pare una cosa veramente su cui puntare moltissimo. Su cui puntare moltissimo, che purtroppo la strada è lì, che va solo avanti. Bisogna correre insieme. Però diciamo che, e tra l'altro, fare delle cose che mi piacciono, parlare bene. Io cercare sempre di fare delle cose che mi piacciono, e mi rilascio un discorso della professionalità. Cioè fare le cose con professione, cioè iscriversi al collegio di Berlino per fare la professione che verrà. Cioè cercare di essere autore di voi stessi, promotore del vostro essere, proponente. La realtà di oggi è questo. Open source, di cui parlerete oggi, come direte molto queste cose, è in effetti una testimonianza di questo. Come si riesce a fare con niente molte cose? È vero, come diceva qualcosa di grado, fare con niente, perché addirittura certe cose ormai ce le avete sotto mano. Però bisogna inventare le cose, bisogna essere attori, bisogna inventare i problemi. La cosa importante è questo, proprio. In effetti ho cercato di fare questo nella mia mente, che se sei un libero professionista, sono stato dipendente, insegnato, università, scuola, di tutto. Però ho cercato sempre di fare una cosa, mi sono sempre mandato in scelta, io allora devo diventare ingegnere dopo,
stamattina, e purtroppo c'è questo, bisogna essere imprenditori, imprenditori di se stessi. Vorrei fare impresa, fare impresa e fare il proprio di più, cercare di portarsi avanti, lanciarsi, essere proattivi. Cioè, questo è il termine che non si usa tanto, e come l'hai scritto una volta, non si parla di proattività. Quindi per la tua voce, strumento di voglia di cambiare e di andare avanti. Solo questo lo sapete di voi, grazie. Che è il nostro ospite oggi.
Grazie, buongiorno a tutti i relatori, grazie a Filippo, la Presidente della Regione, che mi ha ospitato oggi. Diciamo che forse rispetto ai precedenti interventi il mio offre una panoramica un po' diversa, che è quella dell'informatica vista nel sociale. No? Informatici Senza Frontiere è un'associazione che nasce nel 2005 per una posizione di alcuni manager dell'ICT che lavora in aziende trevigiane e che poi ha successo e viene scontato. Loro cosa volevano fare? Volevano mettere a disposizione le loro competenze per un'idea di informatica solidale. Solidale per chi non può permetterselo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della conoscenza. Idea bellissima. Come poi è stata tradotta in realtà? Tramite una miriade di progetti, uno di questi è lo sviluppo di un software libero che si chiama Open Hospital, che è disponibile su Scholar, un software scritto in Java, e che abbiamo distribuito a più di 30 strutture ospedaliere in Africa, in 7 paesi diversi dell'Africa. Attualmente stiamo continuando a sviluppare. Chi lo sviluppa? Un gruppo di sviluppo fisso di Bari e poi i nostri accordi con l'università. Un ragazzo dell'Università di Napoli ne sta sviluppando per la sua tesi, perché ha chiesto di fare la tesi con noi, un pezzo che andrà ad aiutare gli ospedali libanesi, perché c'è stato commissionato da un'associazione volontaria che lavora negli ospedali. Non c'è solo l'Africa, c'è anche Napoli con i bambini di Scampia, dove stiamo facendo alcuni progetti dove dei bambini dai 6 ai 10 anni napoletani e romi insieme imparano l'informatica giocando. Quindi insomma iniziative ce ne sono tante, il software libero anche questo è apertura verso il sociale e verso chi mai potrebbe permettersi dei software a pagamento, quindi un'istruzione che si basa su delle spese. Grazie a tutti.